Secondo impegno stagionale per la BCC Treviglio, dopo la trasferta di Udine, si va a Mantova, Coach Cagnaghi. Che trasferta sarà? Allora, innanzitutto, dopo aver rotto il ghiaccio a Udine, ci siamo ripresentati in palestra con molto entusiasmo, con delle belle facce. I ragazzi hanno lavorato duro, per la prima volta dall'inizio della stagione abbiamo avuto tutti gli effettivi, assieme. E questa è una cosa che, oltre ad averci dato degli equilibri emotivi e una solidità tecnica maggiore, ci ha anche dato tanta tanta fiducia per affrontare questa partita, che sarà chiaramente una partita molto difficile. Mantova ha già giocato le prime due e quindi ha un ritmo partita sicuramente più collaudato rispetto al nostro. Sono una squadra che ha dimostrato, seppur nelle due sconfitte, ma arrivate contro due pretendenti al titolo finale, ha dimostrato di avere sempre delle buonissime partenze, quindi dovremo stare molto attenti all'approccio. È chiaro che abbiamo come obiettivo a breve termine quello di provare a vincere la partita, dovremo anche cercare di perseguire l'obiettivo, quello a medio-lungo termine, che è quello di continuare con la nostra crescita e con il nostro processo. La gara di Udine, che segnali ha dato, non sulla singola gara, sui singoli 40 minuti, ma per il lavoro che poi è stato svolto in settimana? Ma intanto è stata la prima partita, quindi va analizzata comunque con le pinze. Avevamo avuto il rientro, seppure solo a fine settimana, di Reati, che comunque ci ha dato sicuramente una mano, soprattutto dal punto di vista difensivo. Frezza con una settimana in più di allenamento nelle gambe. Le indicazioni sono quelle di una squadra che ha ancora margini. Chiaramente dovremmo cercare di avere più efficacia difensiva, che è quella che un po' ci è mancata, seppure nel secondo tempo ci siamo espressi bene anche in quella metà campo. Abbiamo bisogno sicuramente di dare continuità al lavoro settimanale, come è successo in questa settimana, e riuscire a mettere tutto il nostro lavoro in campo nei 40 minuti della partita. Grazie coach, in bocca al lupo. Viva il lupo!